Allora, nell'attesa che mi arriva il trasformatore del Saturn, piuttosto che stare con le mani in mano, mi dedico a queste altre due radio di Salvatore. Il paese è Cirimino, provincia di Como. Però non mi ha scritto niente, il pacchetto non ho trovato fogli scritti, quindi gli ho mandato un'email. Questa mattina speriamo che mi risponda per vedere quello che dobbiamo fare perché non so cosa hanno, ecco. E aspetto. Aspettiamo il trasformatore, aspettiamo la risposta. Vediamo se mi arriva. Allora, per quanto riguarda il presidente Herbert, mi dice che non si accende. Infatti io accendo e l'alimentatore mi va in protezione. Non so se si vede la luce rossa, ecco. Ecco. Apriamo, dai. Questo è il suo interno. Penso io che è saltato l'integrato audio, il finale audio. Perché fosse stato il diodo di protezione che sull'entrata andava in corto anche senza accenderlo, cioè mettendo solo il collegamento della tensione andava in corto. Siccome che quando la radio è spento non c'è corto, il corto c'è solo quando l'accendo. Ecco. Quindi lo smonto e vediamo se lo posso cambiare. Non dovrebbe essere il finale audio e nemmeno il finale di trasmissione, il transistor di trasmissione. Sotto qui c'è un altro componente, dovrebbe essere o un regolatore di tensione oppure un transistor. Allora, isolando il piedino qui, adesso si accende la radio. Quindi lo smonto e vediamo di che si tratta. Sì, è un regolatore di tensione 7808. Adesso lo cambio. Vediamo che succede. Forse è buono, il regolatore è buono perché all'uscita mi trovo il corto. Ecco qua. Sto facendo la prova sull'uscita del regolatore mi trovo il cortocircuito. Ho isolato tutte le decine di punti che ci stanno, cioè che vengono servite da questo regolatore, tutto il percorso e il corto sta qui. L'ho isolato e adesso non c'è più, però da questa parte andare avanti, perché qui c'è un ponte, adesso devo cercare qua per vedere quale componente è difettoso. Eccolo qua il nostro bel condensatore grigio, stavo qua sotto qua. Il regolatore di 8 volt se l'ho provato ed è buono, quindi gli rimetto il suo. A posto, ora si accende e funziona pure. Prova, hola, vediamo se possiamo migliorare un po' la modulazione. Quanto riguarda la potenza, la lasciamo così, il finale è il suo 2078. Ed ecco il salto di qualità della modulazione. Ora, tocca quasi, non tocca, tocca 20 watt. Ora! Devo adesso regolare la frequenza perché è poco poco spostato. Quel 2 dobbiamo togliere, un attimo. Fatto un condensatore da un picofarad sull'uscita del quarzo e ci siamo perfetti. Proviamo in FM, vediamo che succede. Facciamo gli occhiali, cercato. Prova. 1, 2, 3, cambio, cambio. E diciamo che questo è pronto. Adesso aspetto la risposta per l'altro e ci dedichiamo all'altro. Nel frattempo metto i coperchi. Sul JFK dobbiamo fare un controllo generale.
sostituire il display perché alcuni segmenti non si vedono. Quindi adesso lo accendo, lo proviamo prima e poi vediamo il da farsi. Allora, per quanto riguarda la frequenza, stiamo quasi a posto. Per quanto riguarda la modulazione, mi sembra un po' scarso, mettiamo un po' quello che c'è. Sono 7 watt. Hola, hola. Prova, hola. E quella è la modulazione, quindi lo apro e vediamo un po'. Evidentemente sta andando avanti con un solo finale. E forse non è così grave la cosa. Vedo che qui, vedete sotto, ci dovrebbe essere un condensatore sotto qua. Questo piadino qua è isolato, che va sulla base dell'altro finale. Sono i due finali qua. Questo piadino è isolato, molto probabilmente per questo non va, nel senso che funziona solo con questo finale qua. Adesso ci faccio la saldatura e vediamo che succede. Sembra che adesso va bene. Sono 15 watt. Hola, hola, tocca quasi i 30 in modulazione. Hola. Vediamo un po' se lo possiamo migliorare anche sotto questo aspetto. Potrebbe andare bene così, però un ritocco poi glielo faccio. Questa è la parte sottostante e diciamo che in linea di massima non è che è messa male la radio. Si presenta abbastanza bene. Quando devo cambiare i display di questi apparati qua mi vengono i brividi, mi vengono. Che si rischia di fare qua, vedete? Ci stanno due fascette di cavetti qua, uno sopra l'altro, ed è difficoltoso fare questo intervento qua, però piano piano devo cercare di risolvere. Display a posto. Quindi vediamo ora se possiamo migliorare sotto l'aspetto potenza, guadagnare qualche punto e la modulazione. Allora, con le varie regolazioni delle bobine variabili che stanno qui sullo stadio finale, non sono riuscito a ottenere proprio niente, anzi, girando diminuiva invece di aumentare. Ho aumentato di qualche punto, ma pochissimo, mettendo questi due condensatori qua, uno, cioè tutti e due, 33 picofarad in questo punto, e in questo punto. Naturalmente non è che vale per, questo sistema vale per tutte le radio. Può darsi che mettendolo su un'altra radio va a peggiorare la cosa. Io ho fatto delle prove con alcuni condensatori, poi ho stabilito che con queste qua prima dava 15 watt, adesso ne dà 16-17, ecco, 18 massimo. La modulazione è migliorata, quindi metto l'altoparlante, lo chiudo e lo proviamo. Allora, centrato poco poco la frequenza, ecco qua, prima era 9, adesso è 5, oscilla, però siamo lì, diciamo, la portante, ecco qua, sono 17-18 in modulazione, di portante fissa, ora supera i 30, quindi mettiamo questo qua e guardiamo quello di centro. Ora tocca quasi i 40, vedete? Ora diciamo 37-38. Prova, ora mettiamo, facciamo proprio una quella. Prova, 1, 2, 3, cambio, prova. E così diciamo che abbiamo concluso il lavoro di queste due apparate precedenti, quindi come di consueto e per mia abitudine anche oggi vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per aver visto il video di questi apparati. Tante belle cose.